Però potrebbe essere una bella sfida. Vediamo quanto duriamo senza morire. Tipo qua c'è una curva. Aia! 212. Andrà di più dell'alfa. Oh, l'ho spenta? Salve a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video di City Car Driving. Sono a bordo di una Cadillac. E voi direte, vabbè, una Cadillac mi sembra abbastanza normale. Che motivo c'è di fare un video su una Cadillac? La verità è che questa Cadillac è una limousine. In particolare, vedo qua sul culo, dovrebbe essere una XTS Royale. Adesso, io non ho idea di come si potrebbe comportare, visto che è una mod. Voglio capire, se io giro per la città con sta cosa, intanto possiamo anche vedere qua dietro. Guardate che roba, siamo nel salottino posteriore e ci sono praticamente quattro sedili di fronte. In mezzo non c'è nulla, però lateralmente hanno tipo dei tavolini là di fronte, con dei bicchieri, bottiglia là sotto, vedete? Ma pensate, oh ecco, adesso abbiamo l'altra visuale con i bicchieri qua di fianco. In pratica siamo di spalle a chi guida. È là che cos'è? È una specie di citofono per parlare con l'autista? Benissimo, ma noi siamo proprio l'autista. Intanto accendiamo. Molto bene. Bella la strumentazione blu. Attenzione, perché qua ovviamente guidare una limousine è leggermente diverso. Aspetta. Voglio fare già la prima infrazione del giorno. Oh, che ho fatto? È andata in folle la macchina. Perché sono convinto di avere... Ma che poi tirerà sta limo? Sta limo? Intanto qua c'è il rosso, freni non bellissimi, ma mi rendo conto dell'elevato peso di una macchina del genere. Salve! Vediamo nel traffico, anche nelle stradine strette, magari come si comporta. Mi piace però, soprattutto la strumentazione lì dentro. È verde? Dove andiamo ragazzi? Andiamo a destra pure noi? Qua c'è un amico però. Salve. Andiamo minchia, però ha un bel motore. Che motori hanno ste cose? Immagino quello di un XTS normale, che magari potrebbe anche esistere in una bella variante sportiva. Non dimmi che sono in contromano, vero? Ok, no. Seguiamo sta specie di betoniera gigante. No. Ok, ciao. Come non guidare una limousine? Per niente. Meno male che non ho gente dietro, è solo una vettura di prova. Perché se l'avessi sarebbe un bel guaio. Allora, perlomeno questa Cadillac non drifta. Perché ultimamente mi sembra che qualsiasi cosa mi trovi tra le mani finisca per fare drift. E non è proprio sempre piacevole. Qua ci obbligano ad andare a destra, quindi tornare dove eravamo prima. Bella cagata. Oh! Impazzito totalmente! E mo? Guarda che tipo... Ecco, infatti. Manovra con la... retromarcia va così. C'è nessuno dietro? Proprio un imbecille. Vuoi aspettare, dico io. Ok, con calma. Ma adesso sta macchina lunga passerà... Ok, leggermente sul marciapiede, però bene. Che spunto che c'ha. Quanto potrà fare sta macchina? Non lo so. Bisognerebbe provare. Tanto qua c'è un rosso. In realtà è arancione più che altro. Proviamo da quest'altra parte. Se troviamo... Vai lo slalom con la limousine, madonna. Aia. Tra l'altro sta macchina non ha una visuale posteriore guidabile. Perché sono tutte... Guarda, proprio... Ma guarda che si è accesa anche... Si è accesa anche dentro o... Ma sì, si sarà accesa quando ho acceso... Adesso sto facendo una cosa ultra difficile però, ragazzi. Cioè... Sto guardando la scena... Dal punto di vista dell'eventuale passeggero. È stra difficile così. Cioè, la strada la vedo, ma... C'è anche una profondità di campo un po' particolare. È un bel casino. Non capisco le strade. Però potrebbe essere una bella sfida. Vediamo quanto duriamo senza morire. Tipo qua c'è una curva. Perfetto. Dai, io tiro anche allora perché sono... Oh, merda. Sono più avanti possibile con la visuale del passeggero. Più di questo non si può. Quindi è così
che cosa, chi ho preso? Qualcuno sicuramente. Adesso prima di accendere voglio andare dietro. Ah sì, vedi, si accendono col motore, non con i fari. Bene ragazzi, siamo in autostrada perché voglio vedere, c'è un po' di casino, eh, ma voglio vedere se riusciamo a tirare questa limousine. Oh me. Ovviamente per farlo scaldiamo un po' le gomme e ce ne andiamo al solito. Però certo, per essere un'auto bella lunga, quanto sarà una roba del genere? Cioè, alla fine l'agilità ce l'ha per essere un'auto di, non so, 7 metri, 8? Sto facendo pratica per trovare un lavoro come autista di personaggi famosi. Intanto vediamo di scannare un po'. Cioè, io non ci credo. Cosa potrà fare questa? 220, 230, boh. No, ma perché sempre? Tutte le volte la stessa storia. Vai, proviamola in agilità, in slalom. Non malissimo, non malissimo. Ok, se la cava. Possiamo vedere dallo specchietto sinistro comunque che ha un certo ingombro, quindi non è facile sgusciare. Ok, vediamo, siamo in un curvone, siamo sopra i 200 all'ora. 230? Ma quanto potrà fare? Davvero così tanto? Ancora? Continua a salire? 240? 250 in verità, più che altro. Toccatina. Ok. Ok. Ok, cerchiamo di non sbattere. 248. Sì, vabbè, dai. Oh, bello qua. Bello ancora. No, forse un graffio a quello io lo... ciao. Secondo me 250 all'ora per quell'auto potrebbe essere anche verosimile. Certo, è un bel rischio perché comunque è un'auto lunga, nel senso. Però li potrebbe fare, non so ragazzi, ditemi la vostra. Io intanto qua ho visto tra le mie auto questa 155, un'auto bellissima, io l'adoro. E ovviamente è vecchia, però è un'Alfa di quelle fighe che avevo già provato, tra l'altro, in uno dei primissimi episodi che avevo portato di questo gioco, ma che non abbiamo mai visto. Io voglio vedere un attimino. Oh, qua abbiamo un bel cambio manuale. Ce la farò a non prendere nessuno stavolta uscendo da qua? Eccolo, dai, siamo vivi. Via. Secondo voi quanto potrà fare sta macchina? Perché, ok, andava, però ai suoi anni. Tra l'altro non è specificato nulla di particolare, ma forse con un po' di fantasia. Oh, che fate qua? Minchia, hai visto quello come si era buttato? Ovviamente in frenata va nel panico sta macchina. Va nel panico. Allora, ripetiamola prima. Facciamo passare sta Vectra qua. Siamo nella nostra zona. Ehi là, che ti fermi? Non gira. Va bene, Alfa. Vabbè, ovviamente al sottosterzo, ma perché questa qua è trazione anteriore, direi, giusto? Se mi ricordo bene, ma direi che è quasi ovvio. Occhio al traffico e vediamo un po' di lanciare. Sì. Di lanciare cosa? Beh, quasi. Sempre sto traffico maledetto. È solo che quando proviamo le supercar bisogna per forza toglierlo, perché altrimenti non possiamo provare niente, perché quelle sono devastanti. E è difficile dribblare la gente così. Però con queste auto qua così, magari un po' di divertimento nel dribbling ci sta pure. Solo che... mamma mia! Non ha la sesta, 5 marce? Mi sa tanto di sì. Sì. 5 marce, ragazzi. E allora spremiamo la quinta. E poi facciamo un confrontino con un'altra auto vecchia. Però aspetta, 210, 12, 212. Basta, non sale più. Oh, scende però. Ecco cos'altro avevo visto e anche già provato. Forse nell'episodio dell'auto della polizia, questa qui. È un Audi 80. E cos'è questa? B3. Che bella figa, è ciozza, proprio una bella balenona. Io me la ricordo quando ero piccolino che giravano. Pensate un po', Adesso la proviamo. E comunque 212, l'Alfa 55. Guarda che bella che era già dentro, ovviamente. L'Audi era già una macchina di un certo livello. Qua pure ovviamente siamo automatici. Il quadro spento che sembra acceso è fantastico. Ok. No, di qua.
Prima dentro, sound. Come quello dell'Alfa. Vabbè, i campioni sono pochi, ok, salve. Che fa lei? Questa è una copia proprio russa di una Lancia. Così lì davanti, a tema, a Dedra, quelle robe lì vecchie, guarda lì i russi come copiano. Occhio, occhio ragazzi. Passo io con l'Audozza. Secondo voi questa qua andrà di più dell'Alfa? Della 155. Oh, questo qua che fa? Il garino? Guardalo come tira. L'abbiamo staccato però di terza. Secondo me l'Alfa va di più di quest'Audi. Adesso vediamo, arriviamo in fondo là, cioè qua, e non cerchiamo di non farci male. Frena 6 volte meglio questa qua dell'Alfa. Vabbè. Ok, dai, ripartiamo. Guarda sotto copia proprio, vai, seconda, scaliamo. Che belli che sono la strumentazione così un po' vecchia con le lancette che vanno proprio grezze, così mi fa impazzire. Occhio però. Quarta dentro. No, troppo traffico. Devo ricordarmi di darci dentro un pochino dopo, perché qua c'è questa specie di roba con sto coso che rallenta tantissimo. Quindi da qua in poi, tanto queste non sono auto che hanno bisogno di una pista di aerei come le supercar che proviamo altre volte, ragazzi. Sono auto che vanno di meno, quindi naturalmente ci basta meno spazio. Intanto siamo ancora di quarta a tirare. Finora non siamo mai riusciti a mettere una quinta con quest'Audi 80, che però non va molto. Vediamo se si riprende un attimino. Dai, quinta dentro. Vediamo. 163, l'Alfa però a questo punto avrebbe già preso il largo, eh. Mi sembra nettamente superiore. Qua dobbiamo trovare un varco. Eccolo. 171, 72 adesso. 73. E i giri sono ancora sfruttabili? No, non ce l'ha neanche questa la sesta. Al di là del fatto che lì in basso non escano, ma proprio se metto la sesta gira a vuoto. Vabbè, questa è un'auto da 175 orari, tutt'altra roba i 212 della nostra 155. Che cazzo? Madonna, mi sono cagato sotto. Sembrava tipo un easter egg degli alieni, non so. Aspettate ragazzi, c'è l'ultima un po' vecchiotta. Questa è una vecchia Mercedes S600. Beh, molto bella, molto elegante questa, devo dire, comunque si capisce. Oddio, V12 c'è scritto? Beh, questa era diciamo roba da ricconi. Dentro sembra... che strano. In mezzo così sembra una... tipo una BMW di un paio di generazioni fa. Tipo la E, anche la E46 più o meno. Bocchettoni dell'aria, mi sembrano quelli. Ma noi ci abbiamo preso gusto e siamo qui per vedere queste auto vecchie. Questo ha un motorone un po' più... ogni cazzo di volta che cambio le marce si sposta tutta la visuale, perché è strasensibile, si muove il mouse. Vabbè, pazienza, ci conviveremo, attenzione. Oh, l'ho spenta? Ancora. Oh, che frizione c'ha sta cosa? Oddio l'autobus. Salve, permesso, devo andare. Non ti spegnere adesso. Oddio, questo è sparatissimo. Questa mi sembra già più veloce, devo dire. Vabbè, ma questa prende i 100 all'ora in seconda, 120, altro che... Madonna, cos'è? Sta a vedere che abbiamo scoperto un gioco. Vabbè, no, comunque ci sta questa macchina. A parte che non è proprio vecchia come lo schifo, cioè nel senso, si vede che comunque mantiene anche oggi la sua eleganza, un pochettino la tiene, eh. Anche così, un accenno di tecnologia, indubbiamente sulle auto premium, anche vecchiotte, cominciava già a spuntare. Adesso ci dileguiamo solamente un attimino e questo Mercedes da altri tempi fa la sua porca figura, ragazzi. Sono in quarta, già 200 all'ora. Eh no, questa è un'auto di un altro livello. 220 con la quarta, adesso quinta dentro. Chissà che non le abbia questa invece 6. Ma questa corre tantissimo. Battiamo la limousine?
sa di sì, eccolo, 2,50 preso, 53, oh, 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 spazio, madonna, oddio, adesso, qua. Allora, la sesta non ce l'ha, quindi già qua ci siamo tolti un pensiero. Aspetta, aspetta, qua mi posso girare. Cioè, quanti anni ha sta roba? Avrà 20 anni. Ecco la quinta, va solo tirata. Va solo tirata. Quant'è che abbiamo preso? Più di 2,50 comunque. Oh, 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 cosa? Allora, la prossima volta vedo se possiamo fare un video con delle city car proprio piccole. Vediamo cosa trovo in giro. Magari è carino un confronto con quelle. Io so, ragazzi, che vi piace questo gioco, quindi se ci riesce, se ci sono delle idee divertenti, delle mod nuove, carine, eccetera. Queste non lo sono, però non ve l'ho mai fatto vedere. Cioè, no, la limousine sì è nuova. Comunque, insomma, avete capito, ragazzi, mi raccomando, delle cose importanti. Attivate la campanella sul canale, perché altrimenti non ricevete le notifiche. Mi capita sempre di ricevere richieste per quando sono usciti i video che sono usciti, quindi evidentemente ve li siete persi. Poi nella descrizione trovate tanti link utili, tra cui il mio Instagram. Io vi aspetto lì, vi do un grande abbraccio come al solito e al prossimo video. Ciao, ragazzi.